Siamo qui con il Bastini e Fena di primo tempo, Anonimi contro UFF, un primo tempo molto equilibrato, risultato di 2-2, peccato per quel errore nel minuto finale, secondo me la potevi prendere. Sì, 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 infatti è stato un errore proprio, cioè avrei vanato a parte da quel momento. E sarò... Senti, cosa serve nel secondo tempo per cercare i tre punti? Dobbiamo continuare a giocare così e cercare di divertirci. Bocca al lupo per il secondo Grazie. Tempo. Devo parlare ora. Pellegrini, ecco. Un primo tempo molto bello ed equilibrato, squadra avversaria che è passata in vantaggio sul 2-1 e nel finale di primo tempo si è stati diciamo tra virgolette fortunati con l'errore del portiere, però una partita che può svolgersi abbastanza bene anche per voi. Sì, 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 noi ce la stiamo giocando, abbiamo fatto qualche errore stupido, però comunque abbiamo cambiato un elemento, quindi c'è sempre da trovare il nuovo equilibrio, ma ce la giocheremo, cercheremo di vincerla. Bocca per il secondo tempo, Rosa inizia la seconda parte di gioco, torna a doccia ragazzi. Siamo qui nel finale di partita, dovesse affrontarsi gli Anonimi contro il VFF, partita terminata 8-4 per il VFF, siamo qui con Scivicco, migliore in campo, a quale consigliamo la medaglia di MVP, 5 gol per te, prima presenza con il VFF, già la prima medaglia per te, la squadra ti è grata perché diciamo che la maggior parte, attenzione, la maggior parte dei gol l'hai fatti tu, hai portato un aiuto importante alla formazione che un primo tempo è sembrata un po' titubante, poi nel secondo tempo ha fatto un cambio di ritmo che ha messo in seria difficoltà la sua avversaria. Sì, sono contento, devo dire sono stato anche fortunato, 2-3 gol sono quasi entrati involontariamente, però sono contento di aver dato una mano alla squadra e speriamo che continui bene il campionato. Perfetto, senti, prima presenza con questa formazione, ti rivedremo in questa compagine oppure magari sarà soltanto un'apparizione e via? Beh, dipende da loro. Capitano, presidente, mister. È già in squadra ormai. È già in squadra, ha firmato appena il contratto qui in diretta. A chi vogliamo dedicare la medaglia di migliore in campo? A chi vogliamo dedicare? Sì. Non lo so, al capitano. Va benissimo, un bocca al lupo per le prossime partite. Grazie. Ciao ragazzi. Ciao.